Il progetto consiste in un percorso che abbiamo iniziato molto tempo fa e che non ci stanchiamo mai di proseguire, di reinserimento dei detenuti all'interno, diciamo, della collettività e cerchiamo di prepararli al momento, diciamo, dell'uscita, al momento del, appunto, reinserimento nel tessuto sociale. Abbiamo pensato di proporre a 10 detenuti che stanno completando l'espiazione della loro pena la possibilità di potersi formare a livello informatico, e quindi abbiamo proposto un corso di alfabetizzazione informatica finanziato integralmente da noi, e forniremo anche dell'hardware, software per il carcere, al quale appunto doneremo questo materiale, proprio per far sì che, insomma, il detenuto alla fine, nel momento del reinserimento, possa essere considerato una risorsa anziché un peso per la comunità. Sono circa 10 unità che parteciperanno a questo corso. È un corso di primo livello, ma già stiamo predisponendo un corso di livello avanzato, successivo a questo primo. È importante soprattutto tenere presente la partecipazione della comunità esterna. La Croce Rossa è un esempio, un grande esempio, perché ormai sono quasi più di 10 anni che collabora col carcere di Pescara nel processo di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti. Sono tanti ormai i progetti che porta avanti la Croce Rossa. Lo stesso personale che partecipa in attività di volontariato organizza, ad esempio, feste per i bambini, per i detenuti durante il periodo natalizio, o accompagna i detenuti durante il permesso. Quindi ben vengano questa opera, ben venga la partecipazione della comunità esterna, in maniera tale che questo problema che investe tutta la società possa essere affrontato da tutte le parti della comunità.